Senti, Rosa, portami una bella birra. Anzi, no, facciamo tre birre e belle ghiacciate. Questa sera chi vuole bere birra o rum deve fare lo sforzo di arrivare fin qua. Mercedes mi ha lasciata completamente sola. Ma perché la fai così lunga, Rosa? Anche lei ha il diritto di divertirsi. E soprattutto con uno della famiglia Maldonati. Dimmi un po' una cosa. A proposito della famiglia Maldonato, è già stata qui, Sua Altezza Reale? La nuova moglie del signor Fernando? Sta molto attento a quello che dici, se non vuoi cacciarmi i guai. Sembra anche che non sia male la signora, eh? Ah, sì. Da quello che ho visto io non mi è sembrata un granché. E comunque per voi sarà bene piantarla con queste stupide chiacchiere. Bere tranquilli, perché vi garantisco che altrimenti vi caccio tutti quanti fuori dal mio locale, è chiaro? Oh, è come Mercedes! Oh, che schianto! Era ora, finalmente. Ce l'hai fatta venire a lavorare. Avevo alcuni affari da sbrigare. Certo che dovevano essere affari molto difficili. Hai l'aria davvero sfinita. Oh. Immagino che te la sia davvero spassata. E magari in compagnia di Rinaldo Maldonado. Stupido. Non riesco a capire perché tutti quanti mi vogliono mettere in guardia da Alessandro. Lui è diverso da tuo fratello. È diverso dagli altri. Come fai a non comprendere, mamma? Io lo amo. E sono anche sicura che Alessandro non potrebbe mai farmi del male. Ma capisci? No, 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 la mia bambina, non toccatela. Il medaglione, Dolores, no, la mia bambina, no. Zaccaria, bisogna nasconderla, la bambina, aiutami, non ti capisco. Zaccaria, aiutami. Cosa stai dicendo, mamma? Ti prego, aiutami, Zaccaria, ti prego. Cosa c'è, aiutami, Zaccaria? La bambina, ti prego, aiutami. Mamma. Aiutala. Deve essere insopportabile vivere in un piccolo paese come questo dove non si può mai fare niente. Non ci sono posti in cui andare a divertirsi, neanche bei ristoranti. Inoltre è difficile trovare qualcuno con cui intrattenere una conversazione decente. No, non penso sia così, signora. Anzi, qui la gente è molto buona e umile, sì. Vive semplicemente, ma con dignità. Certo, è solo un piccolo paese di pescatori. Pensi che una volta mancava addirittura la scuola. Oh, io mi ci trovo bene. E poi la vita dei pescatori mi ha sempre affascinato. E devo ammettere che quegli uomini sono davvero belli. Deve essere il lavoro che fanno a dotarli di quei corpi quasi scultorei. Quello che voglio dirvi è che siamo veramente molto contenti di avervi come nostre vicine. E sappiate che sono a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa. È molto gentile da parte sua. Spero di poter ricambiare la cortesia. Grazie, davvero. Qui è veramente tutto molto bello e sono sicura di aver finalmente trovato il posto che stavamo cercando. Senza alcun dubbio. E inoltre sembra essere stato un gioco del destino. Lei e Alessandro si erano già conosciuti. E voglio perdonare l'indiscrezione, ma avevo già sentito parlare di lei. Ma anche se erano apprezzamenti per il suo fascino, mi permetta di dirle che non le rendevano giustizia. Lei è davvero una donna incantevole. Grazie. Avanti, signor Ferreira. Il mio stomaco reclama. Sì, hai ragione. Lo so. Beh, allora permettetemi di andare a controllare se la cena è pronta o no. Con permesso. Mi perdoni, signor Fernando, vorrei farle ancora una domanda. Sarò lieto di risponderle. Ho sentito dire in giro che la casa che ha comprato mia zia ha uno strano passato. Si pensa che sia stata addirittura teatro di un crimine parecchi anni fa. Per caso lei sa cosa accadde? Questa storia del crimine è vera? Mamma. Mamma, non mi lasciare, per favore. Non andartene adesso, mamma. Mamma, ti prego, resta con me. Resta con me.
Isabella. Bambina mia. Sono tanto stanca. Stammi vicino. Non ti voglio bene, figlia mia. Non mi lasciare. Non puoi lasciarmi te. No, mamma, no. Mamma. Perché, mamma? Mamma. Mamma. Mamma, ti prego. Parlami, per favore. Non è vero che sei morta, mamma. Tu non puoi essere morta. Non portarmela via, mio Dio. No. No, mamma. Mamma, mamma, parlami. Mamma. Aiutami, signore. Aiutatemi, per favore, aiutatemi. È morta. Mia madre è morta. Mia madre è morta. Per favore, qualcuno mi aiuti! Qualcuno mi aiuti, la mia mamma! Se n'è andata per sempre, la mia mamma, madrina! Zaccaria! Beh, ma chi è stato a raccontarle questa storia, signorina? Veramente io non so di che crimine stia parlando. Il fatto è che in paese ci è stato raccontato che proprio in quella casa è stato commesso un delitto. Ah, beh, dovete sapere, signore, in questo paese alla gente piace molto chiacchierare. Non è così, Ubaldini? Ah, sì, 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 le persone qui sono si molto chiacchierose. Si divertono a raccontare storie di morti, sparizioni, rapimenti. Sì, sì, è vero. Quindi lei mi assicura che non è successo proprio nulla? A quanto ne so, non mi sembra, non credo. Anzi, sono sicuro di no. Quella casa apparteneva a un certo... Leonida. Leonida Torrealba. Leonida Torrealba, sì. Però di lui non si sa più niente. Proprio niente. Un giorno senza un perché è scomparso dalla zona. Però io non penso, non credo che lo abbiano ammazzato. Se ben ricordo, mi sembra che quell'uomo fosse andato a cacciarsi in qualche affare poco pulito. Ed è anche possibile che avesse ricevuto qualche minaccia da un nemico. È probabile che le cose siano andate così, però di lui si diceva che i suoi traffici non fossero del tutto legali, mi capisce? E care signore, fra 5 minuti sarà servita la cena. Grazie. Ma come? Come mai tutto questo silenzio? Di che parlavate? Ah, niente di importante. Alla signorina Marta è stato raccontato qualcosa circa un misterioso delitto che sarebbe stato commesso nella casa che ha appena comprato sua zia. Oh mio Dio, per favore smettetela con questi discorsi macabri. Mi sta venendo la pelle d'oca. Mia moglie ha assolutamente ragione. E comunque, anche se per caso in tutto questo ci fosse del vero, ormai è una storia che appartiene al passato. Io ho detto di lasciarmi entrare, ma capito? Ma che succede? Mi perdoni, signor Ferreira. Non ho potuto fermarmi. I miei omaggi a questa bella famiglia. Qualcosa non va? Eh? Perché mi guardi con quella faccia? Sono stato invitato anch'io a questa festa. O sbaglio? Eh? Aiutatemi, per favore. Mia madre è morta. Padrino! Eccomi. Cos'è successo, Isabella? Dimmi. Mia mamma mi ha lasciato. Oh, no. Se n'è andata per sempre. È morta la mia mamma. Se n'è andata. Forza, di a quelli là che paghino il conto che se ne vadano, che è ora di chiudere. Muoviti, muoviti, su. Beh, non fare tante storie, paga. Ehi, adesso perché te la prendi? Ho fatto qualcosa che non va?
Voglio farti una bella domanda. Pensi di essere migliore tu che te la spassi sempre con quel Rinaldo? Ti piacciono le avventure un po' piccanti, eh? Ma quali avventure? Sei ubriaco. Mamma. Ora non mi venire a raccontare che la tua è una storia d'amore. Andiamo. In paese tutti sanno che l'unica donna capace di togliere il sonno al re è la figlia di Ferreira. Non è così, amici? Dite la verità. Quella specie di damigella. La piccola maestrina, quella che sembra la Vergine Immacolata. Capito chi è? Apri bene quelle orecchie. Lei gli potrà anche togliere il sonno. Ma sono io che gli tolgo le voglie, hai capito? E ora sbrigati a pagare che qui dobbiamo chiudere. Sì, ho capito, ho capito. Forza su, andiamo. Pagate e uscite di qui. Muovetevi, muovetevi. Qui adesso si chiude e si va a dormire perché io sono stanca. Dai, andiamo, senza tante storie. Su, sbrigatevi ad alzare i tagli. Siete sempre solo i soldi. Ecco. Dammi qua. Muoviti e sparisci. Vieni, sono lì sul tavolo. In questo locale si sta sempre peggio, non c'è umanità. Vattene. Ehi, ragazzi, aspettate. Ma cosa è successo stasera? Perché parlavate di Marcella? Ah, la piccola maestrina, tanto immacolata non deve essere. Sto molto attenta a come parli, mi hai capita? Perché per me quella ragazza è come una sorella e oltretutto è una vera santa e tu la devi rispettare. Aiuto! Oh, aiutatemi, aiutatemi! Mi vogliono ammazzare, mi vogliono ammazzare, aiutatemi! Per favore! Oh, papà, mandalo via di qua, caccialo, ti prego! Ne verrebbe fuori soltanto uno scandalo. Confido in Fernando, lui risolverà la situazione. Ha solamente bevuto un po', nient'altro. Un po', dici? Secondo me invece si è preso una bella sbronza. Questo è davvero imperdonabile. Ti sei presentato qui, ubriaco con la faccia sporca di rossetto. Non sapevi che oggi avremmo dato il benvenuto alle nuove vicine? Papà, guarda che non sono affatto ubriaco. Chiudi subito quella bocca! Che figura. Oggi mi sono veramente vergognato di essere tuo padre. E adesso fammi il santo piacere di porgere le tue scuse alle signore e poi vattene. Io non mi scuso con nessuno e non me ne vado da qui. Perché anch'io sono un Maldonado. Sto morendo dalla vergogna per questo imprevisto, signore. Adesso ci penserò io a risolvere questa situazione. Rinaldo, vieni. Per favore. Lasciami. Ti accompagno fuori. Non hai sentito che ha detto papà? Finiscila, ti stai rendendo ridicolo. L'unico ridicolo qui dentro sei... Piantala! Mi fai proprio ridere, sai? Lo sanno tutti che te la fai con quella stracciona. Cosa credi? Per favore, Rinaldo. Non far finta di niente. Ti ho vista, sai, mentre te la stavi spassacchiando. Sta zitto! Perché dovrei stare zitto, eh? Non me la venire a raccontare. Io ho visto che stavi baciando proprio lei. Stammi a sentire, o te ne vai o ti butto fuori io, capito? Va bene, ho capito, ho capito. Sì, me ne vado. Me ne vado in un altro posto dove... dove non hanno tanta vergogna di me. Scandaloso. E che imbarazzo, soprattutto davanti a queste signore. Mio Dio, in che razza di famiglia siamo capitati? Adesso, fammi... Vogliate accettare le più sentite scuse a nome di mio figlio. Vi assicuro che non accadrà mai più niente del genere. Signori, vogliate accomodarvi in sala da pranzo? Da questa parte. Cosa si può fare con 2 euro? Puoi fare colazione al bar, pagare il parcheggio, scaricare un gioco. E se potessi donare un futuro a chi non ce l'ha? Sostieni Mandami a Scuola, il progetto della Fondazione Mediolanum Onlus in favore di Amani ONG per salvare dalla strada i bambini di Nairobi. Al 45506 dona 2 euro con un sms dal tuo cellulare o 2 o 5 euro con una chiamata da rete fissa. 45506. Insieme daremo loro un futuro. Mamma si è sentita male all'improvviso e io non sapevo che cosa fare.
E poi le è salita tutta quella febbre. Ma perché non mi hai avvisato, figlia mia? Ma come facevo, padrino? Come potevo lasciarla da sola così? E poi di colpo le è preso un attacco di tosse e io ero lì, impotente, senza che potessi aiutarla. È morta tra le mie braccia, la mia dolcissima mamma. È successo tutto così all'improvviso, tutto così rapidamente. La morte è sopraggiunta per un blocco respiratorio. La mia povera mamma, no! Stava male da tempo, Isabella. Quando l'altro giorno sono venuto qua per visitarla, ho subito sospettato che potesse trattarsi di un enfisema polmonare. Per questo ti avevo detto di farle fare al più presto quegli esami. Io stavo per farglieli fare, vero? Sì, mia cara. Sì. Soltanto che poi, con quella disgrazia al fiume, tutto l'avrei fatto fare. Pensavo di accompagnarla domani stesso all'ospedale. Cerca di metterti il cuore in pace adesso. Il Signore l'ha presa con sé, figlia mia. No, io avrei dovuto accompagnarla subito. Se non mi fossi fermata a vedere cos'era successo a quel poveretto, io avrei dovuto accompagnarla. Su, avanti, adesso calmati. Ti prego, perdonami, mammina mia. Perdonami. No, bambina, non c'è proprio niente che tu debba farti perdonare. E invece sì, padrino, io devo chiedere perdono. È successo tutto per colpa mia. No, tutto per colpa mia. Non ci sono colpe, Dio ha voluto così. Io dovevo salvarla. Ridi. Ma no, calma. È solo per colpa mia che guarda la mamma. Non piangere, calma. Era proprio squisita. I miei complimenti, Marcella. La cena è stata veramente deliziosa. Molte grazie, è davvero gentile. Era tutto divino, eccellente. Lieta che sia stato di suo gusto. Bisogna che te lo dica, ogni cosa era assolutamente superba. Addirittura. Sì, è stata una cena stupenda e ve ne siamo veramente grate. Però adesso si è fatto tardi, ce ne andiamo? Certo. Ma no, signora, non è ancora il momento. Ha ragione, ma purtroppo abbiamo ancora molte cose da fare in città. Questa è stata davvero una serata incantevole. Voi non immaginate il piacere che è stato per me avervi conosciuto ed essere stata ricevuta con tanta simpatia. Però domani abbiamo alcuni impegni importanti e si è fatto tardi. Spero almeno che avremo altre piacevoli occasioni per rivederci, ma signora. Certo. Questo glielo posso assicurare. Bene, buonanotte. Buonanotte, signorina. Grazie di tutto. Se permettete, posso accompagnarvi io in città? No, grazie. L'autista ci sta già aspettando. Mi dispiace. A presto. Grazie ancora. Allora, alla prossima. Arrivederci. Addio. Alessandro, questo nuovo incontro mi ha riempita di gioia. Dico davvero. Lo stesso vale per me, le auguro una buona notte. Grazie, arrivederci. È stata una strana fatalità l'averti incontrato di nuovo proprio qui. Una fatalità, ma molto bella. Lo penso anch'io. Però non affidiamoci di nuovo alla fatalità e alle coincidenze. Voglio rivederti ancora, Marta. E va bene. Ti chiamerò io al più presto. Perché non mi dai il tuo telefono? Anche l'altra volta hai detto che mi avresti chiamato e sto ancora aspettando. È vero, ma adesso te lo prometto. E poi... anch'io desidero rivederti. Me ne vado. Aspetta. Che c'è ancora? Mi chiamerai davvero? Ciao. Ricordati, hai promesso. Sì. E
È stata una bella serata, ma sono molto stanca e vorrei andare a casa a riposare. Sì, anch'io vorrei andare via. Desidero sapere come sta la mia sorellina. Andiamo pure allora. Ma come? Non capisco, un momento. Ho sempre pensato che gente come voi, che ha vissuto per tanto tempo in Europa, amasse profondamente la notte e la vita notturna. Ad ogni modo va bene, rimarremo noi altri, perché la notte è ancora piuttosto giovane, tesoro mio. Anch'io me ne vado, papà, anche perché, sai, sono un po' in pensiero per Chicco. Ma come, Fernando, tu non vieni via con noi, non ci accompagni? No, lo farà Alessandro. Sì, ci penso io, non preoccuparti. Io mi fermerò ancora un po' a parlare con i miei soci, amore mio. Dobbiamo ancora mettere in chiaro un paio di faccende, non è vero? Mi dispiace che ve ne andiate così presto. E la prossima volta vi preparerò qualcosa di meglio, con più tempo, è chiaro? Non dica, Marcella. Era tutto buonissimo. È stato un piacere. Anche per me. Arrivederci, Emanuela. Arrivederci, signor. Vi accompagno. A presto. Prego. Grazie. Buonanotte, signor. Arrivederci. Ciao, papà. Zaccaria. Che strano che Anselmo non sia qui. Non ti pare? È andato ad avvisare la gente del villaggio. È proprio vero che ci sono persone che a questo mondo sono venute per soffrire. Per soffrire ogni giorno della loro vita. Mi fa molto male vederti così, Isabella. Senti, lo so che questo non è il momento giusto per dirti queste cose, però voglio che tu sappia che ci sono io con te e che se lo desideri ti sarò sempre accanto. È vero, so bene che non valgo molto per te. Non sono altro che un povero pescatore che ti vuole bene e che sogna soltanto di diventare tuo marito. Forse è assurdo, ma adesso che sei rimasta sola, io penso che tu e io potremmo davvero sposarci, iniziare una nuova vita. Tu non puoi restare sola, capisci? Credimi, ti prometto che farò l'impossibile per renderti veramente felice. Perché non mi vuoi accanto a te? Sposiamoci subito, Isabella. Sposami. Isabella, Violetta, è morta la mia mamma, Violetta. Non sta più con me, non è più con me la mia bambina. Se n'è andata via per sempre. Coraggio. Rosa, non so cosa ne pensi tu, ma a me sembra che questa vuole restare qui a dormire. È completamente andata. Non possiamo tenerla qua. Vediamo cosa posso fare. Buona fortuna. Senta, signora, si è fatto già molto tardi. E per noi è arrivata l'ora di chiudere, lo capisce questo? Io non mi muovo da qui. Qui sto bene. E qui me ne rimango. Ascolta, Rosa, se vuoi vado a chiamare Paiva. Perché con questa qua non si sa come può andare a finire. Ah, tranquilla, Mercedes, tranquilla che adesso ci penso io. Mi ascolti. Noi non possiamo chiuderla qui dentro, mi capisci? Non mi rinchiudete da nessuna parte. Io resto qui. E la mia bottiglia con me. Non mi muovo. Sì, ho capito. Va bene, stia tranquilla. Io le lascio la bottiglia, così lei si tranquillizza e non la rinchiuderò da nessuna parte. Però adesso venga con me, avanti. Coraggio, da brava. Si alzi piano piano, prende la sua bottiglia e viene bene, via con me. Va bene, vero? Così? Così sì, perché... Perché a me voi non potete fare niente, nemmeno rinchiudermi da nessuna parte. Venga con me, su.
Pensa tu a chiudere e arrivo su. Nessuno. Quella donna non mi piace, dice molto. Ancora non è arrivata e già inizia a fare un sacco di domande. Io credo che bisognerà muoversi con cautela, molta cautela. Sì, hai ragione. Molta cautela e attenzione ai passi falsi. Basta con questo nervosismo. Non farti prendere dal panico, cerca di ragionare. E tutto questo per uno stupido pettegolezzo a proposito di un certo crimine. Calmati. E pensa invece. Questo è un comportamento che ti può far commettere degli errori. E tu sai bene che non puoi commettere nessun errore. No, ti sbagli, io non sono affatto nervoso. È che bisogna essere molto prudenti. Pensa un po' se si venisse a sapere. Significherebbe la tua rovina e quella di noi altri. Ma no, insomma, basta, non fare il drammatico, Baldini. Cerca di tranquillizzarti. Questa ossessione ti fa male, dammi retta. È tutto il giorno che mi riempie la testa con la... Mi sembra che tu non riesca a pensare a nient'altro. Adesso devi smetterla di tormentarci con questa storia. Ormai tutto fa parte del passato. E nel passato continuerà a restare. E comunque non preoccuparti, perché se per uno strano caso del destino qualcuno cercasse di indagare e scoprire qualcosa su questo passato, semplicemente lo faremo sparire. Così non ci darà più fastidio. Bene, adesso che tutto è a posto, non approfittiamo ancora dell'ospitalità del padrone di casa. Ci vediamo, Ferreira. Vi accompagno. Sembra che stia per piovere. Sì. Buonanotte, Ferreira, e grazie di tutto. Grazie a te, Fernando. Ancora grazie di tutto e scusami tanto. Non preoccuparti. Sali in macchina e ti accompagno. Sì, grazie. Arrivederci. Rinaldo, esci da questa stanza! No, Marcella! Voglio che tu sia mia, perché sei mia! Sei sempre stata mia! E ora lo sarai del tutto, hai capito? No! No! No, Rinaldo! Mi fai schifo! Mi fai schifo, sei un essere spregevole! Ti odio! Ti odio! Va via! Pensi di poter fare tutto quello che ti pare, tutto quello che vuoi! No, con me no! Non sono come le altre ragazze del paese! No! No, lasciami! No! No! No, per favore! Mi fai male! No! 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 Invece tu sei quella che fa del male a me. Mi capisci? Ho bisogno di te. Sogno di te. Quando sto con un'altra donna penso solo a te. Te ne rendi conto? Solo a te. E adesso tu sarai mia finalmente. Soltanto mia. In questa stanza. Sì, mia. Ti farò mia. No. No! Rinaldo, che cosa stai facendo? Disgraziato! Aspetta, farà molto. Un maledetto disgraziato, ecco che cosa sei! Questa volta hai superato ogni limite, sei uno sporco maiale! Aspetta, Ferreira, un momento. Volevo soltanto stare un po' con tua figlia. Lo sai benissimo che siamo amici noi due, no? Calma! La tua bestialità ti ha trasformato in un essere schifoso, in un animale. Ma questa volta hai commesso l'errore più grande di tutta la tua vita, Rinaldo. La pagherai. Io ti ammazzo. Papà, no! Papà, no! Ti prego, mettila via! Ti prego, papà, 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 no!
Papà, te ne pentirai, per favore. Ti prego, ascoltami. Non farlo, non sporcarti le mani. Lascia che se ne vada, papà, per favore. Lascia che se ne vada. Rina. Prego, papà. Papà, guarda che se non ti ammazzo è soltanto perché sei il figlio del mio migliore amico. Ma ricordati che se proverai ancora ad avvicinarti a mia figlia, se metterai di nuovo piede in questa casa, non la passerai tanto liscia come questa volta. E ti garantisco che non avrò nessun rimorso, perché sei un lurido farabutto. Fuori di qua! Muoviti! Vattene! Affia, Rinaldo! Adesso è finita. È tutto. Tutto passato. Ah, se tu sapessi quanto si è divertito, Chicco. Sì. Siamo stati benissimo insieme. Beh, ne sono davvero molto contento. È proprio un po' di svago quello di cui ha bisogno in questo momento. Io ho letto una storia che l'ha così affascinato che mi ha chiesto di leggergliela tutta da capo un'altra volta. Vedi, tuo figlio e io ci intendiamo che è una meraviglia. Splendido, su sé. È che tu hai sempre avuto un'inclinazione naturale per i bambini. Infatti, tutti i bambini si innamorano di te. Allora si vede proprio che ce l'hai nel sangue. Per quanto mi riguarda, è meglio che vi lasci. Sono veramente stanca, me ne vado a dormire. Non è vero, questa non è casa mia. Coraggio, io non voglio restare in questa signora, casa. Signora, venga, tornerà, avanti, su. Prima, portami via, venga portami con me. Via, ti prego. Cerchi di stare in piedi da sola. Sì, per favore. Buonasera a tutti. Rosa. Ma che scena disgustosa. No, Rosa. Calmati, ti prego. Ci siamo noi qui con te. Prega e cerca di rassegnarti, figlia mia. Non ce la faccio, padre, non ce la faccio. Sua madre riposerà in pace. Le ho appena dato l'estrema unzione. Adesso a noi non resta che pregare per la sua anima. È vero, noi che restiamo su questa terra possiamo solo pregare. Tua madre era una donna molto buona. Sono sicuro che lei ti aiuterà anche dal cielo. Se n'è andata e io sono rimasta sola adesso. Ma perché se n'è andata? Perché parli così, Isabella? Non sei rimasta sola. C'è Zaccaria con te, ci sono io e ti staremo sempre vicino. Zaccaria, adesso c'è un altro grosso problema. Come facciamo per il suo funerale? Il guaio è che una sepoltura costa molto cara. Ma forse si potrebbe fare una colletta fra tutti quanti. Io penso proprio che per una cosa del genere nessuno potrà rifiutarsi di dare una mano. Certamente. Conosco io chi mi può aiutare. Forse so chi mi può prestare il denaro per il funerale di mia madre. Ma come? Che stai dicendo? Chi vuoi che ti dia tutti questi soldi? Lo sa anche il mio padrino. Non è vero che quando è stato qui lo ha detto lui stesso? Lui stesso mi ha proprio detto che, insomma, che mi avrebbe aiutata in caso di necessità, no? Ma io non so di chi tu stia parlando, figlia mia. Ma come no, padrino? Di Alessandro Maldonado. Alessandro Maldonado. Come mai Aurora è in quello stato e questa donna cosa ci fa qui? Signora, no, la smetta di starnutare come una stupida oca. Ma è assurdo, questa ha il coraggio di venire a insultarmi in casa mia e voi ve ne state lì a guardare. Adesso calmatevi. Dammi retta, è meglio che andiamo a dormire, mamma. Sì, è vero, credo che Stefania abbia ragione.
Andiamocene, questa donna è capace di qualsiasi cosa. Sì. Ah, non abbiate paura, io di solito non mangio la gente, signorina. Senti, Rosa, adesso smettila. Basta, capito? È che questa gran dama è una vera ingrata. Io vi riporto a casa quella povera pazza e la signora è subito pronta a offendermi. Che crede di essere? Vuoi sapere cosa succede qui? Fernando, meno male che sei arrivato. Questa donna, da quando ho messo piede qua dentro, non ha fatto altro che insultarmi. Forse pensa di essere in quella bettola del suo locale. Ci metti. E perché piuttosto non dice al signor Maldonado il vero motivo per cui sono venuta qui in questa casa, cara signora? Sa che ha riportato la povera Aurora ubriaca fradicia. Guardala, ancora la bottiglia in mano, sembra una misera vagabonda. Alessandro, accompagna la zia in camera sua. Sì, papà. Guarda com'è ridotta. È terribile. È insopportabile, sì, certo. Quello che è successo, signor Maldonado, è questo. Quella pazza è piombata all'improvviso nel mio locale. Io non sapevo come mandarla via, allora l'ho accompagnata qui a casa. Fernando, ti prego di far uscire questa donna di qua immediatamente. Io le sono infinitamente grato per essersi disturbata tanto. Guglielmo? Sì, papà. Accompagna la signora a casa sua. È già molto tardi e non è bene per una signora trovarsi da sola per strada adesso. Andiamo pure, signora. Buonanotte. Adesso fammi il favore di darmi una spiegazione. Tu prima hai detto che avevi molto sonno. E anch'io sono stanco. Quindi è meglio che andiamo a dormire. Visto che scena. Sono furiosa, Stefania. Ma non per questo. E allora per cosa? Come ti è saltato in mente di suggerire che rimanessi a casa con quel moccioso? Io che non sopporto i bambini. Allora non hai capito un bel niente. Io credevo solo di farti un favore. Tu non hai detto che vuoi conquistare il bel Alessandro? E dunque il bimbo è la strada più facile. Sì, peccato che quella creatura, mia cara, sia davvero insopportabile. L'unica cosa che sa fare è essere maleducato. Guarda, Dio solo sa che lo sopporto soltanto perché è il figlio dell'uomo che desidero. E invece hai fatto bene a restare. Alessandro certo ti ringrazierà. Già, però hai dimenticato un piccolo...